Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo Tractor Vlog. Io sono Giuliano e oggi andiamo a preparare il terreno per le semine primaverili. Allora, oggi Landini 65 Blizzard e rullo polverizzatore che vedremo in dettaglio fra poco. Ve l'ho già raccontato in qualche Tractor Vlog fa, dell'anno scorso, però oggi magari vediamo qualche dettaglio in più, facciamo qualche considerazione, eccetera. Direi di non perdere altro tempo e partire subito. Ottimo, direi che possiamo partire. Qua chiudiamo, accendiamo il trattore. Vi lascio sempre tutte le caratteristiche di attrezzi e trattore in descrizione, mi raccomando. Allora, togliamo il freno a mano. Qua ho sempre il solito problema, ovvero che il pistone che comanda le ruote di trasporto trafila un po' di olio, oltretutto perde il distributore di questo fantastico trattore, che abbiamo già criticato abbastanza, e quindi ogni 2x3 devo dare comando di alzata al distributore perché cala pian pianino fino a quando il rullo poggia per terra. Oggi, particolarità, intanto qua dobbiamo accendere perché ragazzi, climatizzatore, fa molto caldo, quella è la parte che no, sto scherzando, ha cominciato a fare veramente tanto tanto caldo. Qua accendiamo le due ventole, così fa ricircolo, aria condizionata al massimo. Non metto al massimo le ventole perché dopo non mi si sente bene. Oggi ragazzi, a parte il trattore molto impolverato, ma mio papà fuma qualche sigaretta e oltre alla polvere che entra in cabina butta in giro anche la cenere, quindi scusatemi, non è un bel vedere, però purtroppo quando si lavora è normale che ci sia polvere. Comunque, particolarità di oggi che vi farò vedere meglio e si può sicuramente vedere da lì dietro, che abbiamo due schermi ragazzi, due schermi, eh? E voi sicuramente vi chiederete perché due schermi? Ve lo spiego quando arriviamo in campo. Intanto trasporto con mano dietro per tenere su questo rullo. Oltretutto non si può andare neanche più di tanto veloci perché le ruote hanno una sezione stretta, una spalla bassa e quindi considerando il peso dell'attrezzo che è quasi 30 quintali, il rischio di stallonamento per una buca è molto molto alto. Qua ragazzi si può vedere da questa videocamera un campo di colza in fiore, ve ne parlerò molto presto, ci vediamo fra 3-4 giorni nel primissimo episodio di Situazione in Campo, stagione 3. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e seguitemi su Instagram per non perdere nessuna novità dietro le quinte o qualsiasi altra cosa. Sicuramente su Instagram avete un'esperienza più completa sull'Italian Farm. Sicuramente oggi ragazzi il tractor vlog è molto semplice, molto veloce, non penso che durerà più di 20 minuti perché è una lavorazione lenta, che avete già visto, sì, abbiamo delle cose da raccontarci, qualcosa in più da vedere, però insomma non voglio mai esagerare con il minutaggio, anche perché è una lavorazione che si fa a 5 km orari in questo caso purtroppo. E quindi è lenta, 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 lenta e sono al secondo passaggio. Dopo vi faccio vedere il perché. Ok, qua rallentiamo un pochino. Allora, qua io vedo sullo schermo che mio papà stava finendo un campo, l'ha usato stamattina. Allora, il campo è questo. E vedete che insomma, rispetto a come ci eravamo lasciati con Rabe, siamo a un livello superiore di finitura, però non è abbastanza, adesso comunque vi faccio vedere. Entriamo, calo una marcia, se no mi ammazzo, considerando la fantastica sospensione della cabina. Attacchiamo il 4x4 e qua c'è da fare una passata, in teoria. Vediamo. Ok, qua circa, perfetto. Si poteva abbassare l'attrezzo anche appena entrati in campo, anzi era meglio, comunque appunto col distributore vanno giù le ruote, non so se si veda
da lì. Comunque il distributore è qua dietro e si comanda, ce ne sono tre. E adesso scendiamo a vedere l'attrezzo, ragazzi. Allora ragazzi, questo attrezzo si può chiamare rullo polverizzatore. Perché? Perché è composto da due rulli Cambridge e delle zappe, diciamo, delle molle, delle ancore, appunto, per lavorare il terreno. Due rulli, uno davanti qua e uno dietro, penso si veda, e poi ci sono tutte queste ancore disposte sempre su due file. Qua però, ragazzi, è successo qualcosa che vi faccio vedere. Dietro sono tutte sane, lì vedete che, vi faccio vedere, sono tutte spezzate. E voi vi chiederete: perché, Giuliano, sono spezzate? Molto semplice, le ho rotte io. Mi è arrivata una telefonata, appunto ve l'ho detto, no, che il rullo cala. Stavo facendo una retromarcia, mi è arrivata una telefonata, fermo il trattore, metto giù il telefono, proseguo con la mia retromarcia, non mi ricordo che il carissimo rullo è calato, e prendo una cunetta, ovviamente le zappe in retromarcia si agganciano nel senso contrario e si sono spezzate, spaccate. Secondo me è un attrezzo molto valido, soprattutto in certe situazioni come queste. Mi sta risolvendo un problema non da poco, considerando che in minima lavorazione in regione Lombardia non posso utilizzare l'erpice rotante, o adesso utilizzare l'erpice rotante con un terreno così secco non servirebbe proprio a niente, però in una condizione di umidità superiore probabilmente il terreno sarebbe a un livello di finitura molto molto migliore. Mi piacerebbe sistemarlo. Ci sono i dischi, le sezioni in ghisa del rullo Cambridge molto usurate, le ancore spezzate e comunque usurate, per non parlare dei raschi a terra, perché ha anche dei raschi a terra. Ve li faccio vedere meglio qua. Vedete che sono super usurati, ragazzi, sarebbero da cambiare anche questi. In più ci sarebbe da mettere una valvola di blocco sopra al pistone per risolvere il problema. Il problema è questo, che è un Brilion 4D 909, si può leggere appunto da qua, marca e modello, e purtroppo i pezzi di ricambio non riesco a trovarli in maniera semplice, diciamo, ma neanche in maniera difficile. Ho provato a guardare online e non trovo pezzi di ricambio. Se qualcuno di voi, non so, per caso arriva su questo video e sa dove trovare pezzi di cambio, ha un attrezzo simile, ha già fatto delle sostituzioni, delle modifiche, ha trovato dei pezzi che si potessero adattare, mi contatti, mail, Instagram, commento, dove volete, se volete aiutarmi bene, altrimenti niente, cercherò di arrangiarmi io in qualche modo. Parliamo del terreno, siamo al secondo passaggio di questo attrezzo. Ho utilizzato il rabe, come abbiamo visto nel tractor vlog che vi lascio in alto a destra, e insomma il lavoro veniva così così, anche si poteva anche non passare il rabe forse, riguardando il video, insomma, infatti non ho passato tutta la terra col rabe. Dopo sono intervenuto con l'erpice a denti fissi per pareggiare un po' tutte le cunette che lascia il rabe. Mamma mia, avere i dischi originali che montava rabe su quell'attrezzo sarebbe tanta tanta roba. E il terreno è venuto così, dopo due passaggi di erpice a denti fissi e due passaggi di rullo. Il terreno appunto viene così, ragazzi, lo so, è super argilloso, è forse un problema seminarci. Non so se ricordate il terreno visto nello scorso tractor vlog, siamo in una situazione buona. L'unica sarebbe aspettare una abbondante precipitazione, tipo 40 mm d'acqua, e questa terra va in polvere, penso, e solo con i dischi della seminatrice, di una buona seminatrice pesante, si riesce a seminare tranquillamente le primaverili. Vedremo, ragazzi, io adesso do un altro passaggio per affinare ancora di più e dopo non so veramente che fare. C'è un vento e un sole che sembra di essere al mare, che starà entrando tutto nel microfono, capelli inguardabili, chissà quando riapriranno i parrucchieri. Direi di non perdere altro tempo e di andare a lavorare. Prima di riposizionare questa telecamera là dietro, la tengo in mano per farvi vedere un po' di cose interessanti. Comunque il distributore, ve lo ribadisco, è qua, e appunto azionandolo avanti e indietro vedete che le ruote vanno su o giù e comandano l'alzata dell'attrezzo. Però vi voglio raccontare perché ho il mio GPS vecchio e il GPS nuovo. Allora, qua proviamo a fare una nuova linea AB dritta, perché
mio padre ha spento tutto e quindi niente. Come marcia si utilizza avanti, terza, normale, quindi l'omino, a 1500 giri circa. Allora, seguo una linea che c'è nel campo per andare un po' dritto. E appunto arriviamo a quello che è il problema, ragazzi, che lui, se perde il segnale RTK e quindi va in crisi, oppure se lo spengo, non mi salva assolutamente le passate. Invece lui, ragazzi, che io lo spenga, che vada via il segnale, mi salva tutte le passate. E questo, ragazzi, è una questione software che secondo me potrebbero aggiornare e migliorare, ma per quanto riguarda questa cosa vi terrò sicuramente aggiornati. Però, ragazzi, ecco, a livello di precisione questo, cioè, fa i 2 centimetri, è una favola, guida da solo. Lui sbaglia sempre quei 10-15 centimetri, e però a livello di interfacce e software è anni luce più avanti. E quindi, oltre che per un confronto di precisione, che ho già visto che lui è super preciso e lui sbaglia quei 10-15 centimetri, oltre a quello, considerando che con la seconda passata di rullo non riesco a vedere ad occhio dove vado, se questo qua mi va in crisi, che salta il segnale RTK o per sbaglio spengo, ho lui che almeno mi indica con un'interfaccia colorata tutte le passate, ragazzi, che non è assolutamente poco, anzi è essenziale, perché se mi dovessi affidare solo lui e lui smatta e mi perde tutto il lavoro fatto, quindi tutte le passate che scrive lui, va a finire che io devo rifare tutto il campo per ritrovarmi, e così invece con lui no. Diciamo che adesso gli accessori montati sugli andini valgono più del trattore stesso e siamo tutti d'accordo, e lui è super tecnologico. Oltretutto sembra un furgone degli elettricisti, perché se potete vedere lì ho più tubo corrugato io che i migliori elettricisti. Tutto qui. Adesso, ragazzi, rimetto questa telecamera al suo posto e faccio la linea B e ci rivediamo quando guiderà da solo. Comunque lo so che mi chiederete tutti come mai che ho sulle gomme strette. Sono sincero: uno, il compattamento con un terreno così secco, ruote strette o larghe, non dico che sia uguale, assolutamente no, non è che le ruote strette compattino più di tanto, quindi praticamente non c'è compattamento, oltretutto la macchina è molto leggera, quindi ok, fin lì ci siamo. Sarebbe meglio avere le gomme larghe, siamo tutti d'accordo, però non c'è un grande problema, tutto qui, ad averle strette. E poi, cosa più importante forse, è perché non avevo voglia di star lì monta, smonta, spandi concime, adesso dovrò utilizzare la botte del diserbo, cioè, ragazzi, avete capito, diventava veramente una rottura. Poi il temporalone che c'era nello scorso Tractor Vlog, dato che me l'avete chiesto, non è arrivato, perché sennò non sarei qua a farmi problemi su come lavorare il terreno, e minacciano pioggia proprio la prossima settimana qua, cioè la settimana dopo, nel momento in cui è uscito il video. E speriamo bene, ragazzi, perché adesso finisco questa seconda passata, pausa di riflessione, si spera nella pioggia e poi vediamo. Tutto qui. E comunque non si può andare tanto veloci, perché sennò il rullo salta e non schiaccia e rompe le zolle. Thank you.
e vedere come veniva il lavoro, ma è peggio perché diciamo che mette in disordine la terra, perché alza tutti i ciottoli, il rullo saltella di più e non è sicuramente un lavoro ottimale. Ok, arrivati in fondo. Punto B, importiamo la linea. Perfetto, che così siamo pronti per farlo guidare da solo. Anche perché, ragazzi, a maggior ragione, scusate se continuo a far così con la mano destra, a spingere lo sterzo così, a far robe con la mano, probabilmente non me ne accorgo neanche, ma purtroppo mi sono schiacciato questa mano, mi fa male e quindi vedete ragazzi, in questi casi torna ancora più utile questo fantastico strumento che bisognerebbe migliorare il software, insomma ne parleremo ragazzi, ne parleremo sicuramente nel video recensione che vi prometto che arriverà, non preoccupatevi. Ecco, guida da solo, qua c'è la sabbia, possiamo accelerare anche un po' di più e via così, a rilassarci e a riposare la mano che fa male ragazzi. Mi sono schiacciato questa mano dentro a un portone scorrevole, non sto qua a spiegarvi la dinamica e non riuscivo a muoverla e mi faceva male tutto il gomito e così via. Adesso diciamo che le quattro dita riesco a muoverle bene, anche il polso non ha problemi, non c'è niente di rotto, è una storta, una grande botta, diciamo così. E però ho il pollice che fa male ragazzi. Muoverlo così, no, però così abbastanza. Al di là dei miei problemi fisici e medici, nello scorso Tractor Vlog sull'8R è saltata fuori un po' di discussione nei commenti dicendo: ah, non fai la minima fatta bene, la minima va fatta in determinati modi, non sei attrezzato e così via. Insomma, è bello discuterne, sempre tenendo toni educati. Insomma, è vero ragazzi, non sono attrezzato per la minima, secondo me servirebbero di schiere o ancora meglio attrezzature combinate, no? Dischi, ancore, dischi, rulli preparatori, eccetera. Allora lì sarebbe il massimo. Mi piacerebbe tanto avere un'attrezzatura così e sicuramente si riuscirebbe a fare minima molto molto meglio. Penso a questo terreno che sto lavorando in questo momento, aver avuto un attrezzo combinato dischi, ancore, dischi e rulli da sodo della soia, gli davo due colpi ed era quasi già pronta per essere seminata. Tutto qui, mantenendo anche un'umidità superiore e tutto il resto. Quindi su quello che è l'attrezzatura è vero, e oltretutto io anche nei tractor vlog dico, anche scherzando, purtroppo sono in minima, però ragazzi, dico purtroppo per come è concepita a livello legislativo in Regione Lombardia, perché come concetto agronomico l'ho scelta perché ritengo e ritenevo che a livello agronomico la minima lavorazione fosse molto valida. Dopo la regione mi dice: no, guarda, l'ancora dell'aio Tiefengraber, non puoi, quindi il ripuntatore di sodatore, non puoi usarla neanche a 20 cm di profondità. E tu dici perché? Che non rivolta agli strati del terreno e li rivolta molto meno del rabe che è ammesso. Altre cose, per esempio, non puoi lavorare il terreno dal 15 di novembre al 15 di febbraio, quindi se arrivi un po' tardi con le lavorazioni non puoi neanche sfruttare una lavorazione fatta a novembre, per esempio, per aspettare il gelo e quindi far lavorare un po' la terra al gelo. Limite poi a qualsiasi attrezzo per lavorare il terreno con la presa di forza. Cioè, ragazzi, a livello legislativo è veramente impegnativa, diciamo così. Ed è per quello che dico purtroppo, non purtroppo la minima, purtroppo per come è concepita a livello legislativo andrebbe sicuramente rivista. E vi dico subito che quando sarà finito il periodo di minima, ovvero a fine del 2022, assolutamente mi metterò ad arare a 50 cm come tanti credono, ma veramente, ma assolutamente no, ragazzi. Anzi, la minima vi devo dire, con la scusa della sostanza organica, del residuo colturale mantenuto nei primi 20 cm, alcune parti molto argillose si sono alleggerite in questi primi 20 cm.
Quindi una minima fatta con attrezzature adeguate, senza limiti stupidi legislativi e con ottime rotazioni culturali, secondo me è la soluzione valida per risparmiare tanti costi e averne tanti benefici. Tutto qui, insomma, polemica fatta anche oggi. Niente, io penso che ci siamo anche dilungati fin troppo, anche se non avete visto molto della lavorazione, però insomma dalla telecamera qui dietro si dovrebbe vedere. Gli do un'occhiata. Sì, perfetto, sta registrando. Oh, l'aria condizionata funziona molto bene. Adesso le ventole funzionano bene, insomma, rimane il problema della rigidità, però guida, aria condizionata, insomma, l'abbiamo migliorato un po'. Fari. Ok, si arriva in fondo, lì ho il riferimento delle passate già fatte stamattina da mio padre. Si saltano 3-4 passate. Una, due, tre e 4 e via, che guida da solo, perfetto. Non faccio i giri attorno come al solito, ragazzi, per il semplice motivo che, avendola già fatta una volta, è inutile star lì a farli. Si fa un giro attorno alla seconda passata e dopo si continua a entrare e uscire in maniera classica, diciamo così. Tanto è inutile, ripeto, fare due volte i quattro giri attorno, perché in testata si schiaccia per 18.000 volte. Niente, ragazzi, detto questo, penso che il tratto del vlog sia già diventato super super lungo. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram. Mi raccomando, fra poco parte Situazioni Campo stagione 3, lo so che molti di voi non vedono l'ora, quindi ragazzi, arriva qua in settimana, proprio 3-4 giorni. E niente, vi mando un saluto e noi ci vediamo nel prossimo tratto del vlog.